Niente, oggi siamo qui come organizzazione sindacale Slycobas a contestare questo piano Marchionne. Però va anche detta una cosa, che oltre alle contestazioni formali a questo piano Marchionne vanno dette anche delle cose importantissime e vergognose, perché non si erano mai verificate precedentemente nel mondo del lavoro. Oggi la Fiat chiede al lavoratore, prima di licenziarci, abbiamo le documentazioni che attestano cosa la Fiat fa firmare al lavoratore per poter licenziarsi e poi convergere nella fabbrica Italia Pomigliano. Il lavoratore innanzitutto si licenzia e accetta il contratto firmato con le organizzazioni sindacali FIM, UILM, UGL, FISMICCE, i capi squadra e dirigenti Fiat, firma questo licenziamento per entrare nella fabbrica Italia Pomigliano. L'accordo firmato nel 29 dicembre 2010. La cosa ancora più vergognosa è che oggi a fianco di questo accordo c'è il codice comportamentale della Fiat, che il lavoratore sottoscrive contestualmente alla firma della nuova assunzione in fabbrica Italia Pomigliano. È una cosa vergognosa. Se si sfogliano soltanto le pagine di questo codice comportamentale Fiat, in alcune pagine addirittura è palesemente scritto che il lavoratore accetta di fare la spia al proprio collega di lavoro rivolgendosi all'azienda. Questo nemmeno nel fascismo, nel nazismo, quando all'epoca si impadronirono dell'Europa, era una cosa mai vista così spudoratamente. E se questi sindacati poi non solo fanno accettare questo codice comportamentale Fiat e lo fanno sottoscrivere al lavoratore, e poi vanno a Torino e firmano un accordo per nominare direttamente loro le RSA, e veramente siamo alla frutta, nel senso che mai come in questo momento la perdita di democrazia sui posti di lavoro con il sindacato e con il governo Monti a livello politico, stiamo rasentando veramente l'inverosimile, e noi come lavoratori non abbiamo nessuna intenzione di sottostare. Ma a livello occupazionale, no? Quante persone sono rientrate dopo i vari accordi che hanno firmato? Tieni presente che la vergogna che oggi abbiamo detto anche alla stampa è che i lavoratori che sono entrati in fabbrica sono appena 500, cioè hanno chiamato 1000 giornalisti per lanciare la pubblicità di una panda che a livello occupazionale al momento ha integrato soltanto 500 lavoratori rispetto ai 6000 di Pomigliano, e siamo al paradosso, e questo l'abbiamo già detto alla stampa ed è qualcosa che oggi lascia l'amaro in bocca. Ci sono altri 5500 lavoratori che sono in cassa integrazione e in prospettiva perderanno il posto di lavoro, perché la panda non avrà certamente posto per tutti. Questo è il ricatto a cui ci sottopone la Fiat. Il reintegro del resto dei lavoratori, abbiamo visto, cioè non dipende tanto, mo ci vuole, dal nuovo piano Marchionne, ma dalle esigenze del mercato. Del mercato, certo, ma questa è una comunicazione che l'azienda ci ha fatto anche nelle comunicazioni periodiche che ci dà come organizzazione sindacale. La Fiat ha sostenuto che riassorbirà il 40% della forza lavoro del Giambattista Vico in Fiat Pomigliano, e già questo 40% è vincolato all'andamento produttivo. Significa che questi si sono inventati il modo per licenziare nel momento in cui c'è crisi, e non a caso poi anche la politica di sponda ha dato l'articolo 8 nella legge del 13 agosto del 2011, con cui l'articolo 8 prevedeva la libertà di licenziamento, e poi l'accordo sindacale di sponda che hanno firmato in giugno 2010, anche la CGIL con la componente FIOM ha firmato. Che altre iniziative prevedete in questi giorni? Le altre iniziative già sono state pubblicate, le riconfermiamo. Innanzitutto domani siamo a Napoli con i centri sociali, con tutte quelle forze politiche che ritengono veramente di separarsi rispetto alle farse della rappresentanza della sinistra. E poi ci saranno anche altre iniziative, come un'assemblea da concordare dei lavoratori nazionali, del gruppo Fiat a livello nazionale, e cercare di farla coincidere anche con la presentazione della causa che abbiamo quasi ultimato e presenteremo a Tonino contro il progetto Fabbrica Italia Pomigliano nei prossimi tempi, a breve insomma. Grazie.